Ciao ragazzi, buona serata. Io sto portando il cane a fare una passeggiata. Ho 2 minuti liberi, quindi faccio una passeggiata col cane. Intanto ne approfitto per chiedervi cosa ne pensate delle batterie alla sabbia. Infatti mi stavo informando, c'è già una ditta che ha prodotto diciamo un sistema di produzione di energia di 1 megawatt circa. Altro non sono che dei silos pieni di sabbia che ha un potere di accumulo di calore. La sabbia è un materiale che ha un potere di accumulo di calore e rilascia altrettanto rapidamente questo calore. Quindi sono dei silos pieni di sabbia che viene attraversata da delle resistenze. Logicamente queste resistenze vengono attivate, vengono alimentate da fonti rinnovabili, quindi pannelli solari, turbine eoliche, eccetera. Quindi queste batterie non sono altro che un sistema di accumulo di energia sotto forma di calore, che poi viene ritrasformata a seconda delle esigenze tramite delle turbine durante il rilascio del calore da parte della sabbia, che all'occorrenza viene anche diciamo arieggiata e mossa, quindi resa quasi come un fluido. Quindi la caratteristica delle batterie scusate, alla sabbia è che logicamente la sabbia è un materiale che troviamo un po' ovunque, nel letto dei fiumi, nel mare, eccetera. Altro che no, non è che l'erosione delle rocce in parti più o meno fini. Quindi la sabbia, se voi ci pensate quando andate al mare, e calpestate la sabbia nelle ore di punta, diciamo, vedete che accumula un calore eccessivo. Quindi c'è chi ha studiato questo sistema per poter creare questi silos che accumulano diciamo il calore per poi rilasciarlo sotto forma di vapore, diciamo, mette in moto delle turbine che creano comunque energia elettrica. Quindi questo sarà il futuro. C'è già qualche impianto prodotto dalla Solar Night Power, mi pare, un'azienda, un'azienda, ho schiacciato la zampa al cane. Ogni tanto si ferma di colpo e quindi. Ma c'è anche qualche azienda italiana che sta puntando verso questo. Diciamo verso questa direzione. Ditemi cosa ne pensate nei commenti. A me piace l'idea di avere un silos pieno di sabbia, anche perché magari si può utilizzare con un po' di cemento all'occorrenza per fare dei lavori in casa. Sto scherzando. Comunque, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Scrivetemi cosa ne pensate di questa nuova tecnologia. E speriamo bene, speriamo che ci creino sia le batterie al sale a portata di mano, diciamo, che le batterie alla sabbia. Buona serata a tutti.